Nel calcio, così come in ogni altra cosa, ci sono aneddoti e racconti che ti fanno rizzare i peli al sol ricordo. Queste sono storie di pallone. Quando Re Cecconi venne ammazzato per scherzo. Ma chi è Re Cecconi? Re Cecconi è un personaggio importante della storia del calcio. Nasce il 1 gennaio 1948 a Nerviano. Come tutti, per arrivare al top fa una scalata. Da piccolo il calcio non era più che un hobby, mentre lui lavorava come carrozziere. Successivamente, grazie al suo approdo alla Propatria e alla chiamata del Foggia, inizierà ad entrare nel calcio che conta. Con i diavoli del Foggia c'entrerà la tanto cercata promozione in Serie B. Purtroppo la favola durerà solamente un anno. Un anno perché il Foggia, appunto, dopo la prima stagione fu costretto a retrocedere in Serie B solamente per differenza reti. Tutto di guadagnato però, perché il suo maestro Maestrelli se ne andrà alla Lazio e, in quanto suo mentore, suo punto d'appoggio, Maestrelli vorrà portare Re Cecconi con sé in biancazzurro. E a dirla tutta, Re Cecconi fu uno dei protagonisti del primo storico scudetto della Lazio. Una Lazio con una squadra altamente competitiva, formata da Felice Pulici, Petrelli, Martini, Oddi, Wilson, Nanni, lo stesso Re Cecconi, Frustalupi, Vincenzo D'Amico, Garlaschelli e Giorgio Chinaglia. Pensate che fuori dal campo quella squadra era più che altro ricordata per le risse. Tutti, praticamente tutti, tranne Re Cecconi, che era il saggio del gruppo. L'unico suo difetto, che però per lo più è un pregio, è lo scherzare. Re Cecconi era un amante degli scherzi. E ora ricolleghiamoci al fatto. È un martedì pomeriggio del 18 gennaio 1977. Comincia a fare buio, più o meno sono le 19, poco più, e Luciano Re Cecconi si trova in compagnia del suo compagno di squadra Pietro Ghedin. Insieme entrano in una gioielleria nel quartiere Flaminio di Roma, in via Nitti. La gioielleria è di Bruno Tabocchi. Entrambi i giocatori della Lazio entrano per fare uno scherzo. Entrano non a caso, entrano con Giorgio Fraticcioli, un amico in comune che deve consegnare alcuni prodotti. Re Cecconi, l'angelo biondo, così veniva soprannominato, entrerà in questa gioielleria alzando il colletto, niente più, con le mani in tasca, scherzando, dicendo: fermi tutti, questa è una rapina. Quelli erano però soprannominati gli anni di piombo, e poco meno di un anno prima lo stesso Tabocchini aveva subito una rapina. Pensate, ma grazie alla sua pistola che aveva per sicurezza era riuscito a ferire e a far arrestare il malintenzionato. Dopo aver sentito "fermi tutti, questa è una rapina" e sentendosi nuovamente in pericolo, Tabocchini prese la sua revolver di nuovo calibro 7.65 e la puntò immediatamente contro Ghedin. Ghedin fu lesto, subito estrasse le mani dalle tasche. Fu meno lesto Re Cecconi, che non fece in tempo a togliere le mani dalle tasche, che venne colpito in pieno petto. L'urto, la botta, il proiettile fece cascare immediatamente a terra Re Cecconi, che sussurrò: era uno scherzo, era solamente uno scherzo. Ghedin si girerà verso Re Cecconi, intimandolo ad alzarsi, dicendogli: lo scherzo è finito, puoi rialzarti. Non si rialzerà mai più. Il torace di Re Cecconi è pieno di sangue. Un'ora dopo l'angelo biondo venne dichiarato morto. E pensare che proprio lui era uno di quei pochi della Lazio di quegli anni che non aveva il porto d'armi. E pensare che lui, amante degli scherzi, per uno scherzo del destino gli fu tolta la vita. I funerali si svolsero alla chiesa San Pietro e Paolo all'Eur. Solo Felice Pulici volle vedere la salma. Ghedin entrò in preda alle convulsioni e solamente dopo diversi giorni riuscì a dire qualcosa sull'accaduto, accaduto sul quale non vuole più tornarci sopra. Qualche mese dopo, oltre ad aver lasciato sua moglie Cesarina e suo figlio di 2 anni, nacque Francesca, la sua seconda figlia.